Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata particolare, davvero bella, dedicata all'ambiente, alla situazione ambientale a Taranto, messa in parallelo con il lavoro, con la questione occupazionale. Una cornice davvero elegantissima, siamo infatti nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città di Taranto. Beh, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale che ci ha concesso questa location proprio perché è una puntata particolare. Vi spiegherò a brevissimo il motivo. Sembra quasi di essere a Porta a Porta, no? Vista questa eleganza, questo sfarzo, tende, specchi e quant'altro. Ma chissà che non mi venga la voglia di fare il sindaco. Scherzo, naturalmente. E allora, dicevo, da dove, com'è nata questa puntata? Una persona che io non conoscevo e che ho al mio fianco e che saluto, Pierluigi Rainone, proviene da Terni, lui è il presidente del Circolo Verdi Ambiente e Società, mi ha contattato perché la causa è stata lo scontro tra me e il ministro Galletti. Lui ha voluto porterà qui la situazione ambientale pesante di Terni e allora è giusto mettere in parallelo due realtà purtroppo dilaniate dall'inquinamento, Terni e Taranto. È stato questo lo spunto per dare vita ad una puntata, io posso dire istituzionale, per così dire. Ovviamente io ricambierò, l'ho già detto a Pierluigi, questa visita sua a Terni, la sua visita a Taranto, io la ricambierò con un mio arrivo a Terni. Vedete, Polifemo nasce, si occupa certamente di cose locali, ma voglio dare una dimensione nazionale a Polifemo, far sì che Taranto sia, come dire, immessa in un circuito nazionale, per cui ci saranno una serie di puntate di Polifemo che stiamo organizzando, ne faremo una a Palermo con per la questione appunto della legalità e quindi la lotta contro tutte le mafie, ce ne sarà un'altra a Torino, non perché io sia juventino, ma per far vedere come Torino si è evoluta, la Torino post-industriale, che ha puntato sull'ambiente e sulla cultura. Vedremo anche di farne una a Bruxelles dal Parlamento europeo. E ancora Napoli, la Napoli sotterranea e la Taranto sotterranea, Caserta, la Campania e la Terra dei Fuochi. Ce n'è in previsione un'altra a Firenze perché mi hanno invitato degli amici di Possibile, per un convegno sulla questione ambientale, così come mi pare a metà febbraio registreremo una puntata qui a Taranto sui diritti civili, quindi tutta la questione della battaglia per i diritti civili, e verrà una persona da Firenze qui per partecipare al dibattito. Ecco, vogliamo sprovincializzarci. E allora, dicevo, salutiamo subito gli ospiti, incominciando, l'ho già presentato, Pierluigi Rainone, a seguire Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Unione Sindacale di Base, segretario provinciale dei Giovani Democratici, Giovanni Matichecchia, e poi Carlo Matichecchia, e poi abbiamo un nome noto, Fabio Millarte, che è appunto il segretario provinciale, il referente provinciale del WWF, quindi rappresenta il WWF a Taranto. E allora, gli onori di casa, Pierluigi Rainone, parliamo della situazione ambientale di Terni. Quali sono i drammi di Terni, proprio per metterli in parallelo con quelli di Taranto? Intanto volevo ringraziare Luigi che ha colto insomma la mia richiesta da quando io l'ho contattato, dopo aver visto insomma alcuni suoi video nel quale era un protagonista, ho subito pensato di contattarlo per perché ho capito che è un giornalista comunque che fa il proprio mestiere in modo indipendente, insomma un giornalismo d'inchiesta che purtroppo in Italia è molto carente. Fatta questa premessa, l'ho contattato perché a Terni la questione dell'inquinamento spaventoso che c'è a Terni
non riesce, a differenza di quello di Taranto, che ovviamente è stato spesso nelle cronache nazionali, non riesce a venire, a uscire alla luce del sole, ed è molto, molto in qualche modo, c'è, cioè, un silenzio mediatico allucinante sulla questione di Terni, che sotto vari profili è molto simile. E Luigi, se mi stancherò, me ne verrò un mesetto a Terni, mi voglio divertire. È vero, è vero, Luigi. Solo a Terni, ecco, la situazione è veramente molto pesante. Dopo, insomma, citerò vari dati allarmanti relativi a Terni. Intanto, ecco, per citare subito un dato, noi a Terni abbiamo ovviamente l'inquinamento maggiore deriva dal polo siderurgico ThyssenKrupp Ast e da due inceneritori, che, diciamo, in qualche modo adesso uno dei quali fortunatamente è spento, e c'è anche un'inchiesta, insomma, della procura locale relativa a uno dei due inceneritori. E comunque purtroppo c'è la situazione a Terni è molto grave, anche perché è un territorio, cioè la conformazione del territorio è un territorio che è una conca, e non c'è, quindi i venti in qualche modo fanno sì che l'inquinamento aumenti, insomma, non venga diminuito. E quindi, ecco, cito un primo dato e dopo. Il primo dato è quello relativo ai metalli pesanti a Terni. Cioè abbiamo noi dei dati, fonti ARPA, ARPA Umbria, quindi fonti ufficiali, istituzionali. Abbiamo dei dati che riguardano le zone più a ridosso dello stabilimento della ThyssenKrupp Ast, che sono il quartiere, si chiamano di Prisciano, che è come, diciamo, come se fosse qui a Tamburi, a Taranto, insomma, quello più a ridosso dello stabilimento. E abbiamo dei dati che addirittura sono arrivati a 317 volte il dato di Perugia, che è il dato, diciamo, il capoluogo della regione Umbria. Ovvio che Perugia non ha industrie pesanti, non ci sono quindi fonti così di inquinamento, però è un dato che fa riflettere, perché è altissimo, insomma, soprattutto il cromo. Cromo, che è cancerogeno di livello 1, quindi il più alto, insomma. E un'altra cosa è che a Prisciano abbiamo anche lì, simile, insomma, qui a Taranto, abbiamo anche lì abbiamo le polveri, che in qualche modo vanno subito anche nella notte a mettersi nelle auto e nelle case, e si vede nettamente questo, diciamo, le polveri di Prisciano, le cosiddette polveri prisciane. Nulla è stato fatto, ecco, nulla è stato fatto purtroppo dalle istituzioni locali nel corso degli anni. Sono ormai più di 20 anni che c'è questa situazione, nulla è stato fatto per parleremo con contrastare il fenomeno, e cercheremo di comprendere, appunto, questo silenzio assordante delle istituzioni, perché chiaramente il comune, la regione, io dico anche i parlamentari, no? I rappresentanti che dovrebbero sollevare anche l'ASL locale. Ecco. A questo proposito voglio dire che io ho invitato anche l'amministrazione comunale di Taranto a partecipare, però in un primo tempo era stato designato il presidente della Commissione Ambiente, Vincenzo Di Gregorio. Poi mi ha detto testualmente che siccome l'amministrazione comunale sta compiendo degli studi relativamente alle polveri sottili, vuole completare questi approfondimenti e poi esternare. È una scelta loro, io avrei gradito la loro partecipazione, però volsi così colà dove si potte e più non dimandar, diceva Virgilio a Dante. Io vado avanti, con o senza l'amministrazione comunale. E, peraltro, ho invitato anche l'ARPA, però erano impediti proprio materialmente a partecipare, perché proprio in queste ore, mentre stiamo registrando, la trasmissione la stiamo registrando oggi 21 dicembre, i rappresentanti dell'ARPA sono appunto in ispezione in Ilva, così mi è stato detto. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, lei nei giorni scorsi ha fatto delle denunce pesanti, lei e il suo sindacato, relativamente appunto a quanto avviene in Ilva. Parliamo di sicurezza, parliamo di problematiche ambientali. 10 decreti, però poi, sentendo quello che voi avete denunciato, sembra davvero che
siamo nel Medioevo. Di cosa, ecco, ritorniamo su questi aspetti più raccapriccianti. Sono gli aspetti classici che affrontiamo ogni giorno all'interno dell'Ilva. Io anche venendo qua, mezz'ora fa, ho ricevuto una chiamata di problemi segnalatemi dei lavoratori dell'acciaieria su alcune perdite rinvenienti il convertitore numero 3, quindi con dispersione di fumi e polveri non controllati, cosa che tra l'altro abbiamo denunciato decine di volte e cosa che ci ha portato a fare lo sciopero del 24 e del 31 di questo mese. Uno sciopero che poi alla fine racchiude in sé quello che in 3 anni in realtà non è stato fatto, perché il problema è sempre quello, no? Si sono dette tante cose, in realtà poi passi in avanti in questi 3 anni non se ne sono fatti, anzi da alcuni punti di vista rispetto alle strutture in cui lavoriamo ci sono stati dei peggioramenti. E ha fatto riferimento anche proprio a problematiche relative proprio alla sicurezza sul posto di lavoro dei lavoratori, cioè come se gli incidenti che sono accaduti così sì, fossero dimenticati. Quando vieni messo di fronte al fatto che o lavori in quella condizione o rischi di andare in contratto di solidarietà se si ferma l'impianto, io credo che quella sia la peggiore condizione, quel lavoratore, come dire, no, deve, e noi di questi casi ne registriamo decine al giorno all'interno dello stabilimento. Chiaramente la responsabilità rispetto a quello che sta accadendo in questo momento, visto che ci sono i 3 commissari e c'è il governo, come dire, che ha dettato una linea, è tutta del governo. Io poi, per riallacciarmi, io ci sono stato a Terni 2 anni fa, ho fatto un convegno sulla siderurgia. Allora può venire con me quando io devo andare certo. A Terni, ci organizziamo. Sono stato nei giorni in cui si occupava la fabbrica, quando ci fu la dichiarazione di esubero da parte della... E mi colpì perché facevamo un convegno rispetto all'impatto, no, della siderurgia sia sui posti di lavoro che sulla questione ambientale. Ci fu un convegno molto partecipato dove ci furono non solo, come dire, tanti lavoratori, ma c'erano tantissime donne, quindi mamme, madri di famiglia, e c'erano tanti commercianti, perché ecco, si voleva con quel convegno poi analizzare, no, a 360 gradi quello che può essere la fortuna o la sfortuna di un territorio rispetto, no, alla presenza dei giganti dell'industria. È un problema che accomuna Terni, Taranto, Piombino, perché come a Terni c'è il quartiere Tamburi che noi abbiamo a Taranto, ridosso dei parchi, anche a Piombino c'è l'equivalente, che è il quartiere che nacque a fianco alla fabbrica come case popolari da donare, da destinare agli operatori, e da quel quartiere tra l'altro è partita poi ecco, la rinascita ambientale, no? Perché lì sono iniziati i primi fuocherelli qualche anno fa, e si sono create le prime associazioni per il rispetto delle norme ambientali. Io dico che c'è un fatto: noi in Italia purtroppo abbiamo avuto l'incapacità politica di tutti i vari governi di non capire a un certo punto che la nostra siderurgia è vecchia di 50-60 anni. Le stesse acciaierie di Terni hanno 100 e qualche cosa, se non sbaglio. Perfetto. Allora, oggi noi stiamo mettendo in discussione il fatto se è giusto avere la siderurgia a Taranto piuttosto che a Terni, e non averla, come dire, ti aiuterebbe dal punto di vista ambientale, ma creerebbe grossi problemi dal punto di vista occupazionale, quindi del reddito delle persone, quando in realtà sono processi che in tutta Europa sono stati, come dire, via via, no? Ci sono stati dei processi di aggiornamento. La capacità, l'incapacità che abbiamo avuto noi in Italia è quella di piazzare queste industrie enormi, isolare i territori, perché Terni è una conca non solo dal punto di vista geografico, ma è una conca come Taranto, perché vive tramite quelle acciaierie. Come Taranto vive tramite l'acciaieria Ilva di Taranto, come Piombino vive dall'acciaieria di Piombino. Quindi c'è stata, come dire, una volontà politica quasi di isolare, no? Di non permettere, come dire, la crescita e la nascita di altre... Perfetto, diversificazione di... Quindi isolare, come se qualcuno 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa avesse già pensato, dice, quando si accorgeranno che c'è il problema dell'ambiente non si dovranno lamentare, perché la contraddizione potrebbe essere il ricatto occupazionale. Allora, io credo che qui, se si vuole fare un ragionamento vero e tenere veramente insieme le due cose, perché io non sono uno di quelli che pensa che dobbiamo chiudere tutti i siti siderurgici in Italia,
Allora, o spendiamo i soldi e incominciamo a fare le industrie come le fanno in Corea e in Giappone, di e in Germania, tecnologie, ecco, a misura d'uomo che rispettino l'ambiente e le persone, altrimenti non se ne esce più. Ok. Carlo Matichecchia, segretario dei Giovani Democratici di Taranto, segretario provinciale. Allora, Matichecchia, 10 decreti, una serie di decreti sfornati a raffica da Renzi, però quanto ad attuazione dell'AIA il piatto piange, perché al di là della percentuale numerica circa le prescrizioni, proprio le prescrizioni più grosse, penso alla copertura dei parchi minerali, penso alla bonifica della falda, quella del suolo, la messa in sicurezza degli impianti, e qui ci sono delle latitanze, chiamiamole così, dei vuoti enormi. Allora uno dice, vabbè, ma tutto questo... questo movimentarsi da parte del governo a che serve, se poi alla fin fine i veri problemi, quelli più incancreniti, quelli più grossi, rimangono così inascoltati? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, io ringrazio per l'invito, per la partecipazione. Devo dire che non sono un grandissimo esperto come i miei colleghi, però voglio dire, mi piace leggere e ho letto molto sul tema Taranto. Nel 2012 ci scoppia in mano questa bolla e il governo si impegna, diciamo, in un modo mai visto prima per questa città. Dal 2012 al 2016 sono transitati in questa città almeno due volte il Presidente del Consiglio. Allora lei chiede, no, ma tutta questa attenzione, no, porta a qualcosa? E beh, qualcosa sì che ce la sta portando. Quale? Bene. Guarda, io non lavoro in Ilva, devo dire che però passo tutti i giorni dalla strada tra Statte e, diciamo, il muraglione dell'Ilva. I parchi minerari ci sono, però correggetemi se sbaglio, i magazzini che oggi sono più vuoti causa minore produzione vengono utilizzati per stipare il minerale direttamente lì. E, no, vabbè, ma facciamo finire. No, io vabbè, facciamolo finire. Voglio dire, è chiaro che se noi ci attendiamo che l'Ilva diventi un'azienda pulita, punto e basta, probabilmente stiamo guardando qualcosa che è utopico. No, almeno seguire un cronoprogramma, rispettare un cronoprogramma. È un'industria che inquina molto. Io, diciamo, personalmente non sono per chiuderla, punto e basta. Perché poi questa città, lo sappiamo benissimo, siamo caduti in un ricatto, no? Allora ho apprezzato molto quando prima il signor Rizzo diceva 50 anni fa hanno deciso, no, di costruire queste aziende siderurgiche, hanno creato, no, delle aree cuscinetto intorno per evitare, diciamo, che progredissero in altri settori queste città. Beh, io sinceramente questa volontà non l'ho vista, cioè non posso immaginare che qualcuno 50 anni fa ha detto a Taranto facciamo lì. Però mi perdoni Matichecchia, il problema poi, questo che stiamo dicendo, contrasta maledettamente con i dati relativi alla mortalità e alle neoplasie. Cioè, alla fine uno può dire sì, il governo viene, qui i rappresentanti del governo vengono, ma potrebbero stare pure mattina, mezzogiorno e sera, però poi io voglio i risultati. Se io vedo che le prescrizioni dell'AIA, quelle più corpose, non vengono attuate, e se parallelamente vedo una incidenza a livello patologica che non c'è in nessuna parte d'Italia e forse d'Europa, e io dico vabbè, ma a che gioco stiamo giocando? Sì, guardi, io proprio qualche giorno fa leggevo i dati dell'Istituto Sanitario, diciamo, nazionale, no? E quello del Ministero, no? E risalta fuori che Taranto alla fine non è una città così inquinata come ad esempio Milano. Beh. Eh no. E ci sono i dati. I dati sulla mortalità, no, grazie a Dio, Milano non ce li ha, per fortuna dei meneghini. Io non posso maledire, no, il giorno in cui sono nato a Taranto, qui ci vivo bene, sono contento di vivere a Taranto. So che l'area è pesante, però per attuare quest'AIA ci vogliono, se non sbaglio, circa 8 miliardi di euro. Almeno questi sono i dati del Tribunale, no? Bene, l'impegno nostro, tutti e quattro come siamo, e anche con i cittadini, è di chiedere questi 8 miliardi, tutti, uno ad uno, di modo tale da rendere la fabbrica ecocompatibile. Questo è il nostro obiettivo. Perché se Taranto è diventata una città di quasi 200.000 abitanti, e basta fare un piccolo paragone con Lecce, è anche grazie a questa fabbrica.
Se su Lecce siamo sui 90.000 abitanti, è perché non esiste un'area industriale. Sì, ma c'è modo, l'industria va fatta in un certo modo, l'industria non deve diventare sinonimo di morte. Sono completamente d'accordo. Qui è diventato Ilva uguale morte. Allora, se noi vogliamo fare la siderurgia, facciamola pure, però salvaguardando la vita. Ma certamente, ma non c'è dubbio su quello che dice. E voglio dire, no, è questo il gioco sporco. Io non posso mettermi di fronte a, come dire, alla richiesta o lavoro o salute. Devono coesistere, proprio devono. Voglio dire, se discutiamo di questo, si può andare avanti. Prego, prego. No, grazie. Cioè, io non sono esperto quanto te, quindi sono... Diciamo che i magazzini, non è come hai detto prima, scusami se ho detto... No, fai mi hai chiamato signor Rizzo prima, scusami. Non mi capita. Poi lo fai sentire che tiene 70 anni. Cioè, solo 40. È vero che con Renzi a 70 anni si andrà in pensione, però. No, no, manco. Neanche di più. Vabbè. Non ci sono magazzini che contengono minerali all'interno. Noi abbiamo i parchi minerari che sono pari a circa 90 campi di calcio uno dietro l'altro, dove viene appoggiato il minerale. La differenza rispetto a prima. E questo anche grazie all'intervento della magistratura, che i cumuli di minerale si sono abbassati. Questo però non vuol dire che non stiamo comunque facendo danno, perché il vento comunque trascina quelle polveri. Le wind days, questo, no? No, diciamo nella maggior parte delle giornate, comunque trascina il vento, le polveri sul quartiere Tamburi. Poi credo che già il colore del quartiere Tamburi, no? Quello del cibo, dica tutto. C'è un fatto, poi dimentichiamo troppo spesso che quelle polveri sottili causano 40.000 morti all'anno, se non erro. Quindi diciamo che non è proprio. Sulla questione della zona Cuscinetto, io non faccio il politico, sono un lavoratore dell'Ilva. Però la domanda che mi faccio è, noi abbiamo la più grande industria siderurgica in Europa da 60 anni, una delle più grandi a livello mondiale. Come mai attorno non si è mai sviluppata, anche nello stesso settore, produzione di rondelle, di bulloni, di quant'altro, non si è mai sviluppato nulla. Forse dimentichiamo che abbiamo permesso per tanti anni ai Riva di acquistare tutto quello che gli serviva da fuori, e questo gli era permesso la politica tra l'altro, e di lasciare sul territorio solamente gli stipendi dei lavoratori, perché non ci dobbiamo dimenticare che 12-13 miliardi di fatturato e 1 miliardo di utile netto all'anno, di quei soldi a Taranto è rimasto lo stipendio dei lavoratori, è quello che ha fatto girare l'economia. Ok, finisca. No, se posso replicare. Sì, replica perché poi dobbiamo andare in pubblicità e poi c'è Millatte. No? A me fa piacere quando dici che noi tutti, no? E poi dici però... La politica colpa. Guarda, ero più d'accordo. La politica fa le scelte, non è che fa lo Spirito Santo. Ero più d'accordo quando dicevi che noi tutti i cittadini abbiamo acconsentito. Abbiamo acconsentito tutto. Beh, vabbè, fino a un certo punto, perché poi il cittadino può fare quello che vuole fino a un certo punto, però poi chi è che governa decide. La disperazione. Non è che possiamo fare i miracoli. L'ultima cosa e poi non parlo dubbio. No, no. Guarda, l'altra sera venne la trasmissione di Canale 5 Terra, venne in sede, fare un servizio. E mi capitò. La concorrenza. Mi capitò in sede quella sera una mamma di 3 figli che abita in uno dei quartieri purtroppo disagiati di Taranto, che stava lì a chiedere un lavoro, perché purtroppo, come dire. Quando questa passione per il sindacato a Taranto ti capita spesso e volentieri questo, no? Che viene la gente a chiedere se c'è l'opportunità di lavoro. E io dissi alla giornalista di Terra, poni a lei la domanda se andrebbe oggi a lavorare all'Ilva. La ragazza tra l'altro aveva un problema alla gola, una cista alla gola, quindi... dovuto al fatto che comunque ha abitato per tanti anni da Muri. Okay. La risposta fu, quando gli fece la domanda, anche adesso andrei a lavorare. Cioè, se il ragionamento è... sul peggio, no? È meglio essere disoccupati, è chiaro che io ti dico meglio andare a lavorare e sapere che, no? Cioè stai rischiando questo, però questo fa parte di un ricatto che la politica dovrebbe sciogliere, e invece le azioni che la politica ha fatto in questi anni, almeno la scelta che ha fatto la politica, sto ricatto invece di scioglierlo l'ho ancora più, come dire, reso più aspro. Ora ci sono gli obblighi pubblicitari, al rientro continueremo il dibattito con Fabio Millarte del WWF Taranto. Pubblicità.
Seconda parte di Polifemo, un Polifemo dedicato all'ambiente, un Polifemo che mette a confronto due realtà tristemente colpite dall'inquinamento, Terni e Taranto. Lo ripeto, Terni, perché abbiamo l'amico qui, segretario del Circolo Verdi Ambiente Società di Terni, che ha voluto, abbiamo avuto modo di conoscerci per le questioni, per le battaglie ambientali, ha detto voglio portare a Taranto l'esperienza di Terni, la vicenda di Terni, per far sì che mettiamo sul piatto della bilancia per proporre uno scambio, diciamo, una sorta di gemellaggio Terni-Taranto in favore della vita e contro l'inquinamento. Abbiamo ascoltato i primi tre amici, tre ospiti, ora è il turno di Fabio Millarte del WWF Taranto. Allora, Millarte, vari rappresentanti del governo che vanno e vengono da Taranto, non so perché, se i risultati sono questi, e la beffa dei 50 milioni di euro sottratti. Ora sicuramente si troverà un escamotage, una via, una soluzione per farli rientrare. Al momento in cui stiamo registrando non so cosa accadrà, sta di fatto però che la sottrazione dei 50 milioni c'è stata. Che poi rientrino è un altro paio di maniche. Però questa la dice lunga sulla considerazione di cui gode Taranto. Sì. E poi ovviamente i suoi rilievi in materia ambientale. Se magari diciamo, la critica a quello che mi è stato detto lo faccio successivamente, rispondo subito velocemente alla domanda che mi ha fatto. Anzi, ti do del tu. Diamoci tutti del tu. Sì. Allora Luigi, guarda, noi abbiamo fatto un percorso con altre persone, no? Abbiamo fondato un'associazione veloce, diciamo così, Friceng e Mangianna, ecco, che si chiama Taranto Ricerca Futuro, che ha raccolto 20.000 firme per istituire un IRCCS a Taranto. Quello che è successo è che la politica, giustamente indirizzata, giustamente, come dire, ha valutato il peso di queste firme, ha valutato anche le persone che hanno portato avanti il discorso e ci è venuto incontro fortemente, riuscendo a portare un polo, vincere all'interno del nuovo piano di riordino ospedaliero, la creazione di un polo oncologico, la connessione con l'IRCCS di Bari, la trasformazione quindi del Moscati in un centro di eccellenza per la cura dei tumori. Questi 50 milioni sarebbero dovuti servire per consentire lo svolgimento ordinario delle attività. Questo significa pagare gli infermieri, significa pagare le spese di gestione delle pulizie, senza che sia sempre tutto con l'acqua alla gola, per consentire semplicemente una modalità migliore di fruizione della sanità a Taranto, affinché le persone che soffrono di problemi connessi all'inquinamento, ma anche no, ecco, di non poter andare in giro per tutta l'Italia e avere fare i cosiddetti viaggi della speranza. È un diritto sacrosanto di Taranto, no? Il riconoscimento di questi 50 milioni è un diritto sacrosanto della nostra popolazione di riuscire a vivere bene anche la propria malattia. Detto questo, diciamo che si spera che nel mille proroghe rientri l'errore fatto dal governo. Si spera che all'interno di questo mille proroghe ci sia anche la vertenza TCT, il paesiello e molte delle altre vertenze che a Taranto attanagliano la città, perché il vero problema, e io lo dico, vado dicendo sempre in giro, che ha distrutto la nostra città è stata la totale, totale sradicamento degli stessi cittadini, probabilmente sollecitato da personale Archinà, che è riuscito a praticamente a traviare Fabio, oltre Archinà c'era la compiacenza della classe politica, sì, delle sigle sindacali, non mi riferisco all'USP, allora, Luigi, della classe giornalistica, signoria, dei media, perché ci sono intercettazioni gravissime su colleghi giornalisti, gravissime, di connivenza. Giornali, ci scordiamo la Chiesa, ha le sue grosse responsabilità, fare sconti a nessuno. Era il sistema in cui tutti mangiavano e bevevano con l'Ilva. Questa è la verità. Oh, questo che invece che io porto avanti da tanto tempo, che è stata, diciamo, in qualche modo, io penso il mio cavallo di battaglia, perché io non dico in assoluto
chiudiamo diciamo per non lasciare niente. Io dico differenziamo prima di tutto, poi prendiamo queste persone che sono operai, li formiamo perché ci sono i soldi europei che ti possono consentire la formazione per lo smaltimento, la trasformazione di tutto questo benedetto ambaradan che, e se mi permetti un inciso, questo lo devo dire anche contro il Emiliano, che da una parte ci è venuto incontro con la cosa sanitaria, dall'altro con questa storia della decarbonizzazione un po' ci viene per il naso, perché tu immagina fare l'acciaio senza il carbone. Noi siamo una città che vive l'Ottocento, noi siamo la Londra degli anni dell'Ottocento, noi abbiamo bisogno di persone che ci decarbonizzano e ci traghettino dall'Ottocento agli anni contemporanei, ma questa decarbonizzazione deve avvenire prendendo questo stabilimento e facendolo diventare un'altra cosa. Perché altrimenti rimarremo sempre collegati a un cordone ombelicale, a ciò che l'industria ha prodotto fino adesso. Poi l'ultima cosa, ma voi vi immaginate, noi stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di un sarcofago alto 80 metri, lungo 700, che dovrebbe coprire i campi minerari. Allora, uno, sfido qualsiasi architetto o ingegnere a trovare una soluzione per una cosa del genere, perché non è solo una questione di quanto è grande, di quanto è alto. Taranto non esiste un palazzo di 80 metri, non esiste una costruzione di 700 metri, ma di cosa stiamo parlando? Okay. A questo punto, no, fermati ancora un attimo, cosa stiamo facendo? I faraoni dobbiamo fare qui? Dobbiamo le fare piramidi. Ma stiamo scherzando? Le soluzioni ci sono, diciamo, possono essere messi sottoterra, aspirati con potenti aspiratori, possono essere, cioè le soluzioni praticamente ci sono, ma bisogna prima di tutto ridurre l'ampiezza dello stabilimento, premettendo sempre che io sono per la chiusura, per una trasformazione, ma dato che un governo ha deciso che ci deve essere per forza, questo governo ci deve assicurare il 100% della sicurezza, okay. Perché ad AIA applicata al 100% oggi, ci sono 12.000 persone che rischiano di ammalarsi di tumore. Ritorniamo da Pierluigi Rainone, parliamo di questo silenzio colpevole da parte delle istituzioni relativamente alla questione di Terni. Giustamente tu dicevi, a Taranto, nella sfortuna, tra virgolette, siete sfortunati perché almeno il bubbone è emerso. A Terni viene così occultato, anche se poi, ecco, prima di darti la parola, volevo fare una chiusa. Con riferimento ai 50 milioni scomparsi, sì. Io dico, signori, ma i consiglieri regionali tarantini, i parlamentari tarantini, ma com'è che si fanno prendere per il culo, scusatemi l'espressione, in questo modo? Com'è possibile che i nostri rappresentanti istituzionali in regione e in Parlamento vengano così presi per i fondelli senza neanche rendersi conto di quello che Taranto sta, di quello che Taranto sta perdendo? Ma non è mai, se io fossi consigliere regionale, se io fossi parlamentare, ma io farei volare in senso metaforico i tavoli in alto. Questa è la realtà. I tavoli dovevano essere sbattuti in alto, i tavoli baresi e romani. Questa è la realtà. Prego. Allora, ecco, io riallacciandomi a quello che ha detto Luigi poco fa, riguardo insomma il sistema che c'era a Taranto, anche a Terni purtroppo c'è un sistema simile, nel senso che ci sono delle diciamo forme di, io la chiamo una specie di Pax della ThyssenKrupp in qualche modo, che ovviamente sotto la quale la classe politica locale, maggioranza e opposizione purtroppo, perché anche il Movimento 5 Stelle, questa è una cosa che volevo dire, quando due anni fa, quando ci fu la vertenza che prima è stata, di cui prima si è parlato, due anni fa precisi, il Movimento 5 Stelle venne una figura di spicco, Luigi Di Maio, e io ho anche, diciamo, ho anche il cartaceo insomma, della sua lettera che mandò a tutti i parlamentari e anche ai parlamentari nazionali, per in qualche modo dire che andava assolutamente salvaguardata il polo siderurgico di Terni, ma non citando minimamente né la questione ambientale né ovviamente la questione sanitaria. Parlava di dazi per proteggere l'acciaio e parlava in modo proprio enfatico della anche fabbrica. Anche a Taranto in un primo tempo i 5 Stelle non erano per la chiusura, ora invece parlano di chiusura. Grillo inizialmente non era per la chiusura.
Infatti Grillo poi si sono evolute giustamente, perché chiudendo Taranto Genova avrebbe delle ripercussioni incredibili. Il problema però è che se le hanno levato gli impianti inquinanti a Genova, le hanno portate a Taranto, bisogna trovare una soluzione di sistema, non si può pensare. Okay. Capito? Riprendiamo Pierluigi. No, scusate, ecco, volevo dire che è ormai indispensabile che la questione di Terni venga riesca a uscire, a venire nelle cronache nazionali. Noi abbiamo più volte, ne è uscita a dire la verità due volte, ci sono stati dei servizi nazionali in due o tre occasioni, due articoli dell'Espresso nel 2009 e nel 2014, proprio quando ci fu la vertenza, e diceva giustamente la giornalista che la questione ambientale e sanitaria era... E i consiglieri regionali parlamentari che cosa fanno? Sì, praticamente... Dormono come dormono i nostri? Purtroppo... Forse un sonno totale volevo dire, che sta prendendo l'Italia. Vedete, Luigi mi dà spesso degli assist, nel senso che... A Terni succede che i parlamentari, i consiglieri di Terni in regione, i consiglieri ternani in regione che parlano tanto di ternanità, di difesa della ternanità, diciamo, dell'identità ternana, a Terni, una volta che stanno seduti nel consiglio regionale a Perugia, purtroppo non tutelano minimamente la città, né sotto l'aspetto ambientale, né sotto altri aspetti sociali, perché noi a Terni abbiamo perso nel giro di qualche anno, c'è stato in qualche modo sottratto da Perugia anche la sede dell'ASL, è stato sottratto, cioè voglio dire, Terni purtroppo c'è un processo veramente di desertificazione a livello sociale che va di pari passo purtroppo col degrado grandissimo a livello ambientale. E io voglio qui, non perché c'è un sindacalista, diciamo, della... Io ho contatti insomma col sindacato che è rappresentato da Francesco, e a Terni purtroppo anche lì i sindacati confederali purtroppo non fanno molto poco per tutelare la sicurezza sul lavoro e poi ovviamente visto che i lavoratori sono i primi soggetti che vengono colpiti dall'inquinamento della ThyssenKrupp AS, insomma. Okay. Rizzo, parlavamo del silenzio della classe politica. Io non riesco a capire come è possibile. Dovrei parlare di malafede, no, ma certamente ingenuità, incapacità, sì, perché Taranto, si parla di Taranto assurda ai livelli nazionali, e poi Taranto, nonostante tutta questa fama, questo amore che c'è da parte del governo a parole verso Taranto, poi alla fine uno dice guarda un po', 50 milioni tolti, alla faccia dell'amore. Sì, vabbè, 80 milioni a Lecce. A Bari. Per non parlare di quell'altra presa per i fondelli di Frecciarossa, perché ti danno Frecciarossa e ti tolgono due intercity. Ammesso che vendi il sole per comprare la luna o viceversa. È un pensiero personale. I 50 milioni non è che li hanno dimenticati destinare a tanto. A me è parso come cittadino come una delle spine che si è voluto togliere l'ex premier rispetto, come dire, al netto risultato che è andato contro la proposta del premier avuto al sud, in particolare a Taranto. Però poi non sa il premier Matteo che i voti comunque se si ricandida dovrebbe riprendersi, ritrovarli un'altra volta. Ecco, mi è parso quasi come, no? Come tra l'altro, non lo si sta dicendo, però io ho questa impressione, io credo che si va a rimescolare anche quello che su Ilva fino adesso si è detto, no? Che se noi domani mattina andiamo ad elezioni e viene eletto un altro governo, io non so se la linea, come dire, rimane quella, non credo. E, dal punto di vista della silenzio della classe politica, un pensiero, come dire, generale, io credo che la classe politica non abbia idee. E lo dimostra un fatto, no? Prima dicevo la questione della siderurgia. Noi abbiamo tante piccole vertenze in Italia, quando in realtà il problema si chiama siderurgia obsoleta e dramma sanitario ed ambientale che i territori vivono. Allora la domanda è, ma perché non ci si è mai sforzati di aprire un tavolo nazionale tenendo presenti tutti i punti critici di Terni, Genova, Taranto, Racconigi, tutte quelle zone, come dire, no, che subiscono, Piombino,
Io sono stato a Trieste e sono stato a Piombino. La situazione è drammatica, come quella di Taranto. E come dire, chiaramente hanno, lo diceva prima Pierluigi, hanno molta meno visibilità, perché a Taranto la visibilità ce l'ha fatta conquistare la magistratura. Questa è la verità. No, dai, da Taranto la visibilità si è acquistata perché sono state delle persone come, io dico anche te, perché ti voglio mettere tra le persone che hanno avuto a cuore la città, che si sono impegnate fino alla fine per riuscire ad avere uno spazio e poter dire la nostra. Non è stata, la magistratura ha fatto solo il suo dovere. Ma già, sarebbe stato difficile trovare una persona come la Tudesco, che comunque ha avuto il coraggio di bucare un sistema, perché andarsi a mettere contro il sistema. E credo che un'intercettazione. Io dico noi, però Mare Scotti e i varie persone che si sono interessati, cioè ci scordiamo che l'ambiente svenduto è nato per un pezzo di formaggio analizzato da Mare Scotti, noi ce lo scordiamo questo. Io però in conclusione vorrei dire, nella politica come cittadino io mi aspetto, come dire, le idee, no? Non credo nel fatto che domani chiudiamo lo stabilimento, ci siamo liberati del problema ambientale, anche perché sono stato, tra l'altro, mi è capitato pure di andare a Napoli. Cavallo di battaglia francese. È paradossale che poi c'è lo stabilimento chiuso, la disoccupazione alle stelle, ma la gente muore comunque a causa del inquinamento che ha prodotto, come dire, quello stabilimento che non è stato bonificato. No, se mi permetti, là è stato alzato il tappeto e è stata messa sotto la polvere. Perché altrimenti diciamo, non è che da quando hanno chiuso lo stabilimento le persone ci vivono intorno. No, su questo è chiaro. Vorrei concludere dicendo una cosa. Allora, progetto nazionale su questo. Si può fare a meno della sismologia a livello nazionale? Allora, se questo è il ragionamento, io dico dobbiamo diventare un paese, come dire, ecco, meno industrializzato. Però io non penso che, come dire, noi possiamo far convivere due cose, partendo però da un fatto. Ci vogliono i progetti. Su Taranto, io do ragione a lui quando lui dice sostanzialmente, non siamo d'accordo forse sulla tempistica, no? Però io dico, variamo un progetto, incominciamo a dire che piano piano dobbiamo, no, un pezzo alla volta, mettere in sicurezza, perché altrimenti il rischio è, da una parte che continuiamo a morire a causa dell'inquinamento, dall'altra che chiudiamo dalla mattina alla sera e abbiamo la disoccupazione che esplode. Ora però dobbiamo chiudere noi questa seconda parte di Polifemo, perché ci sono gli obblighi pubblicitari, poi avremo la terza e quindi completeremo questa pagina di Polifemo, questa parte. Pubblicità. Bene, riprendiamo questo Polifemo dedicato all'ambiente, la realtà di Terni e quella di Taranto a confronto. È il turno di Carlo Matichecchia, segretario provinciale di Taranto dei Giovani Democratici. Intanto ringrazio Carlo Matichecchia perché in un momento particolare anche per il PD, per la situazione ambientale, Carlo Matichecchia viene, ci mette la faccia, poi si può condividere, non condividere quello che dice, però comunque è una persona che si espone, a differenza di altre persone del PD. Va precisato questo, quindi è chiaro che quando io parlo di latitanza della classe politica, ma parlo sia di maggioranza sia di minoranza, ovviamente non è che sto dando colpa a Carlo Matichecchia, che poverino non ha ruoli di potere. 25 anni. 25 anni, quindi no, ho detto, dico questo, anzi dirò di più, se io dovessi esprimere un mio parere, dico meglio per esempio una mia valutazione, mettere un volto giovane, un volto nuovo, come può essere Carlo Matichecchia, come può essere chissà chi, che è un volto che penso politicamente ormai sia finito, politicamente parlando, come Michele Pelillo, ma questa è una mia considerazione. Si diceva anche di Renzi, sì, però è un po' diversa la situazione. E dicevo, ma al di là di questa mia simpatia per Pelillo, tutti sanno il perché, ritorniamo, dicevo, Carlo Matichecchia, chiaramente la classe politica dovrebbe dare delle risposte. Sì, allora io due parole sui 50 milioni, no? Perché sembra poi che passi il messaggio che c'è stato uno scippo a questa città. Partivamo da zero e abbiamo zero. Perché dico questo? Nel 2002, quando c'erano i piani regionali, no, sanitari, allora governo Fitto, per un errore di calcolo, ora se non sbaglio, nella provincia di Taranto venne meno il comune di Laterza nel conteggio, il coefficiente fu di 3.8, credo, a fronte di quello regionale delle altre province 4.9, che ha creato, no, dei posti letto in meno, degli operatori in meno e così via. Allora, governo Fitto fa l'errore, governo Vendola non rimedia l'errore, nuovo, fresco, possiamo dargli il beneficio, diciamo, del tempo a Emiliano,
ci mette la faccia Renzi, dice io ve li voglio dare questi soldi, no, questa è la classe politica che ragiona, no, io questi soldi ve li voglio dare perché la città di Taranto ha bisogno. Purtroppo, se ci fosse stato era una battuta. Purtroppo però cosa succede? Che i lavori parlamentari purtroppo sfuggono, no, da, spesso dalla nostra immaginazione, dalla nostra conoscenza. Così il presidente della commissione bilancio boccia, quella sera rinvia tutte le decisioni, no? E quindi Taranto via. Cioè, Boccia ha detto, faccio vedere i messaggini, cioè, Boccia ha detto chiaramente che gli è stato ordinato di togliere quell'emendamento dal... Io non l'ho ordinato questo. No, siccome l'ha dichiarato ufficialmente sui giornali, è scattata pure la polemica, se tu dici che è stato un caso, Boccia del PD dice che non è stato un caso, cioè anzi, va bene, dopo, scoppiata la polemica. Però me li fai vedere questi messaggi. No, te li dovrei far vedere lui, non io, cioè è lui che l'ha dichiarato. No, l'ha dichiarato. Comunque le notti parlamentari sono affascinanti, no? Ora io non so se ho ragione io, se ragione meglio tu. Meglio altri tipi di notte. Di capire. Andiamo avanti. Però voglio dire, l'impegno c'è sempre su questa città. Tu parti da zero e oggi hai zero. Lo scippo non c'è stato, perché tu non li avevi questi 50 milioni. Cosa hanno tolto? Però abbiamo un'emergenza sanitaria. Cioè, vuol dire proprio allora che in partenza veniamo ignorati alla grande, non esistiamo. Un'altra cosa. Cioè, manco l'illusione. Tu non esisti proprio, non meriti niente. Poi io trovo affascinante il discorso, no, di mettere in mezzo i bambini di Taranto che muoiono, per carità di Dio. Ma allora, se muoiono, poveretti. L'anziano che si ammala e deve andare all'ospedale, non trova l'operatore OS. Ha meno diritto del bambino? Ma chi sta dicendo questo? Eh no, perché si cavalca l'onda del bambino. È ancora più grave che allora se si ammala di cancro una persona di 40 anni, di 50 80 anni, no? Anche di 40 anni, 50 anni, uno può dire faceva vita sregolata, beveva, fumava, no? Tutto sommato se l'è andata a cercare il male. No, ma quando io vado a prendere un povero Cristo, un bambino di 5 anni con un tumore al cervello, scusate, come si è ammalato di tumore al cervello? Quindi stai dicendo che il diritto alla vita mia è diverso da quello tuo? No, è uguale a tutti. Sto dicendo come è ancora più raccapricciante, è ancora più incredibile che un bambino si ammali. Perché sto dicendo, se io mi trovo un tumore al polmone e ho 50 anni, uno può dire, chissà, forse... Ho vissuto 50 anni a te. No, ma dico, oltre questo, ho fumato, magari c'ha dei precedenti di... Ma se prendo un bambino che... Cioè, che non ha colpe. Non ha responsabilità di vita, diciamo, non corretta da un punto di vista della salute. Sì, ma il diritto alla salute universale prescinde dall'età. No, e siamo d'accordo. Ma no, sto dicendo hai detto il contrario. Però c'è una diretta correlazione tra inquinamento e patologia in un bambino. Non si può dire questo che sto dicendo. Per esempio, tante volte i ministri dicono che deriva dal fumo delle sigarette. Però scusa, poi interrompo. Sì. Capisco, per ogni volta che il diritto alla salute è un diritto universale di tutti, ma Taranto è o non è in emergenza sanitaria? Ma certo. Allora, siccome io ho fatto le scuole basse, si dice a Taranto, emergenza sanitaria, emergenza, che cosa vuol dire? Una situazione eccezionale. Come rispondo io a una situazione eccezionale? Con un intervento eccezionale. Tu stai dicendo... che c'è zero avevamo e zero ci abbiamo, non c'è stato nulla. Noi il danno lo subiamo ogni giorno. 50 milioni, lo sapete da dove arrivano? Come abbiamo fatto una trattativa di due mesi con l'ASL di Taranto, con il dottor Rossi, e ci siamo detti, tu c'era un presidente di commissione, è saltato l'emendamento. Aspetta, ma quei 50 milioni da dove derivavano? Da dove arrivavano, ce lo siamo chiesti? Ma perché mi devo chiedere da dove arriva? No, te lo devi fare, invece te lo devi chiedere, perché quelli sono soldi che la sanità regionale di tutta Italia ha rinunciato a questi soldi per dare sostanza alle emergenze tarantine. Quindi tutte le regioni d'Italia, 21 regioni d'Italia, decidono di dare 50 milioni di euro a Taranto. Guarda, dovete rapportare con il vostro presidente di regione e fate spiegare bene che cosa succede, perché a noi è spiegato in questo modo. Dopodiché, chiaramente, capito, l'unica cosa che ti posso dire io tra Bari e Roma sta logorando noi tutti. Ok, su questo siamo d'accordo? No. Fortuna che stiamo facendo la guerra a Bari con Roma.
perché se dovessimo certo. accettare tutto quel governo, che il governo non sta facendo su Taranto, noi staremmo veramente fritti. Anzi, certo. io non l'ho votato Emiliano. Cosa però sta facendo per Taranto? Quantomeno sta, a Taranto si stanno certo rompendo. Che nel PD si vogliono proprio bene. No, ma attenzione, dire no però, tu mi devi, no, però aspettate un secondo, mi permettete una parola? No, dico, c'è la allora, conflittualità tra dovete, soggetti del PD. Scusami, Luigi. Democraticamente si discute. Luigi, democraticamente bisogna dire però che bisogna affrontare le questioni in maniera un po' più, come dire, non voglio dire, più preparati. Perché praticamente quando noi andiamo a dire che cosa sta facendo Emiliano per Taranto, io non ho mai sentito, attenzione signori, io lo sapete benissimo, non sono assolutamente, capito, uno che va dietro i politici, però io per la prima volta sento che al contrario di Fitto, al contrario di Vendola, qualcuno dice Taranto c'è un'emergenza. Questa cosa è stata negata fino adesso, è stata negata, questa è stata la verità, è stata negata, che lo usi in maniera strumentale, che lo usi in maniera, diciamo, perché ci crede veramente, questa è una cosa che noi ci dobbiamo ancora arrivare a chiederlo e a capirlo, però la cosa importante è che queste parole escano dalla bocca di un presidente della regione, a me non dico che mi basta, però perlomeno posso dire che è una persona che sta seguendo in maniera da vicino una situazione tragica. Poi e se, fa, Taranto, se non era così chiude, tragica che pronto soccorso viene a Taranto e chiude il pronto soccorso, ma se venisse a Taranto e chiudesse l'Ilva, hai capito, che cosa diresti tu? Venisse, cioè ha chiuso tutto, ha chiuso tutto. Dal nostro punto, dal mio punto di vista, avere un polo oncologico a Taranto per me è un passo avanti. Quindi poi dopo colpe, magari possiamo avere altre cose, anche se io non sono un grande stimatore del presidente Emiliano, perché tra l'altro, come dobbiamo dire, non l'ho manco votato. Manco io, cioè. Mi sembra di capire che tutti i mali di Taranto vengono da... E quindi faceva bene Vendola, che non ha detto una cazzo di parola, scusa la parolaccia, per 3 anni e che era pure indagato. Per 10 anni. O faceva meglio Fitto, che è stato pure condannato. Cioè, fatemi capire, ma che modello politico ci avete nella testa? Perché io mi aspetto dal presidente della regione esattamente quello che ha fatto sui 50 milioni, che prenda posizione. Anzi, ti dico di più. Se il Presidente della Regione domani dice andiamo a Roma, andiamo a pretendere i 50 milioni, noi siamo i primi che ci andiamo. Sì, l'aveva detto, stavo organizzando il pullman e non è andato più. Vabbè, no, non, no, non sono andati, ci sono state le famiglie che hanno voluto evitare strumentalizzazioni. No, permettimi, non ci sono state le autorizzazioni perché dovevano andare il 3. Però mi sembra veramente, cioè, sembra che Matichecchia non sia un rappresentante del PD, sembra di Forza Italia. No, è un rappresentante di Renzi, bisogna dire. No, no, per carità. No, ma dico, se ti fai qualche domanda su D'Alema, secondo me no, ma dico, cioè alla fine, no? Questo fa capire proprio la conflittualità che c'è. Allora, Millarte, poi un pensiero e poi facciamo il rush finale, una battuta per uno. Stava completando, quindi. Sì, no, è quello che dico io, è molto semplice. Attenzione, noi qua abbiamo il problema. Finalmente questo problema a livello istituzionale è stato riconosciuto. Abbiamo fatto, secondo me, un grande passo avanti. Ora, di qua che arrivare alla soluzione, certo, voglio dire, non è questa la soluzione. Però io penso che già guardare in faccia la realtà è già un modo buono di poter affrontare la situazione. Allora, Pierluigi Rainone, le prossime battaglie che hai pronte per Terni? Allora, io... Poi ovviamente... Siccome si sta creando questo scambio, nasce un rapporto di amicizia bello, è nato da problematiche ambientali, virgola, brutte, però io dico che l'unione tra persone intelligenti e tra persone di buona volontà può aiutare. Assolutamente. Infatti il mio auspicio per i prossimi mesi, anni, a Terni, è quello prima di tutto che venga anche qui, anche in Umbria, ci sia un presidente di regione che dica che a Terni c'è un'emergenza sanitaria, cosa che è stato sempre negato. A noi per esempio abbiamo grandi difficoltà anche a ottenere il registro tumori. Poi il mio auspicio è che anche a Terni, con la nostra, diciamo, noi con le nostre mobilitazioni, possa avvenire qualcosa che comunque a Taranto è avvenuto negli anni scorsi, diciamo, col contributo, come diceva Fabio, di vari esponenti di ogni settore, quindi associazioni ambientaliste, sindacati, cittadini e tutto, e speriamo quindi che questo poi possa portare anche un intervento della locale Procura della Repubblica di Terni, che purtroppo diciamo, non c'è stato mai un intervento sull'inquinamento a Terni.
Il mio auspicio è questo, che io in qualche modo dico, cioè, abbiamo il diritto di respirare e quindi che si crei a Terni un movimento come quello analogo a quello che c'è stato per esempio a Taranto con Angelo Bonelli, che possa in qualche modo, e delle liste ovviamente che lo sostenevano, che possa dire apertamente che così la situazione non può più andare avanti a Terni e che quindi bisogna intervenire in modo drastico, in modo veramente radicale, quindi chiudere immediatamente l'inceneritore e intervenire sulla ThyssenKrupp, perché così non può continuare il processo produttivo. Rizzo, forse è il caso veramente di mobilitarci e di andare a Roma. O a Firenze, ma io l'ho detto già una volta. Fossi stato il sindaco di come? Rignano sull'Arno, no? Sì, io Rignano. Io passando dalle parti di Firenze ho visto ero andato per un musical e c'era una deviazione per Pontassieve. Ho detto quasi, ho detto al mio amico di Firenze. Mi hanno invitato, non mi piacciono proprio, però diciamo che mi sono trovato, ho detto vabbè, andiamo a vedere questo musical. Poi dopodiché, mentre io cercavo di ammazzare la noia del musical, era a pochi metri da me la deviazione per Pontassieve. Quasi ho detto faccio un blitz e poi dico che ho visto il musical. Non mi ricordo la domanda. Al di là della battuta. Non mi ricordo la domanda. No, andiamo a Roma. Ecco, dicevo, mobilitiamoci. Sarebbe allora il caso, ma non per un fatto di guerra a Renzi, a questo, a quest'altro, al governo, però i tarantini non possono essere trattati a pesci in faccia. No, io l'ho detto in una tua trasmissione qualche tempo fa. Fossi stato io il sindaco di Taranto, a un certo punto avrei veramente detto ai cittadini andiamo a Roma, tutti. E noi siamo disponibili, per carità, perché a un certo punto questa città purtroppo, cosa che a Terni non ho vista, soffre nelle opposizioni di troppa frammentazione. E questo che cosa sta producendo? Produce che il governo va dritto, poi io e te la pensiamo nella stessa maniera, però siccome io sono bianco e tu sei giallo, del movimento, o sei giallo, sei rosso, sei blu, sei del partito, o sei di quel sindacato piuttosto che di quell'altro, anche se è una cosa giusta, io non partecipo. Io ho un'altra chiave di lettura, Rizzo. È che alle opposizioni fa paura lo scioglimento del Consiglio Comunale o del Parlamento, perché sennò poi se ne vanno a casa. E allora, come dire, si piegano perché è un modo per salvaguardare la poltrona. La politica. Soprattutto in Parlamento. Ci sono parlamentari che sono stati eletti che non sanno. Forse era più facile vincere al Superenalotto che trovarsi in Parlamento. Quindi questa è una delle disfunzioni italiane. Però la politica, così come il sindacato, cioè chi ha quel ruolo sta lì perché l'hanno deciso i lavoratori e deve rappresentare i lavoratori. Nel momento in cui tu stai rappresentando altro, è chiaro, come dire, che passa la logica che si è attaccato alla poltrona, si è affezionato, come dire, alla... Comunque, Rizzo, organizziamoci, io lo dico apertamente, al di là dei colori politici, io mediaticamente, perché avete visto quanti polifemi dobbiamo fare a livello nazionale? Beh, a Roma, figuriamoci. Tutti a Roma. Scegliamo appuntamento, scegliamo un giorno, Terni... Io a Pontassieve devo andare. Immagino che Marghera no, senti, non verrà, visto che ha avuto 5 miliardi di euro. No, manco io, a Pontassieve vengo pure io, se ci viene lui, così lo accompagniamo. Allora, ho un amico di Firenze che verrà prossimamente a un polifemo. No, siccome ancora lo sto aspettando, che disse verrò in Ilva a fare la visita su una mia richiesta. Ma vuole un bisco, sono passati solo 2 anni Rizzo, e mezzo. Io ho un amico, un carissimo amico di Firenze, vabbè, fa parte di Possibile, del movimento di Civati, e poi verrà prossimamente a febbraio a Polifemo, verrà qui a Taranto. E mi ha detto, dice, senti, ti potrò dare delle dritte sugli spostamenti di Renzi se lo vorrai intervistare nei weekend. Ah, beh, buono, quando proprio subito, invece che farsi il weekend ti fai il week Renzi. Al di là delle battute. Allora, Matichecchia, vorrei mettere Renziano Doc, non PD, Renziano Doc. Sì, facciamo sì. Allora, se me lo permetti io lo scrivo.
Guarda, nella grafica, dico al mio grafico, Renziano doc, e abbiamo finito. No, ci capiamo, cioè, su. Mettersi le casacche sulle persone. Ma perché innamorarsi, tra virgolette, così, se Renzi ci sta prendendo per i fondelli? Ma vedi, cioè io non è che mi puoi dire che amo una persona. No, ci mancherebbe. No. È un modo di ragionare. Beh, in cui mi ritrovo. Certo, poi. Allora, cioè io voglio approfittare di questo spazio, no? Allora, abbiamo citato Emiliano, abbiamo citato il sindaco, abbiamo citato Renzi. Mi piacerebbe anche attraverso questa trasmissione... Anche Pelillo. Anche Pelillo. Se il messaggio arriva a tutti questi e vogliono incontrare i giovani del Partito Democratico, noi siamo sempre disponibili. Ma certo! E, anzi, ti dico di più. Io ora prenderò il contatto con il signor Rizzo, con il signor Millatte. Con piacere. L'amico di Terni, quando vuole venire, siamo sempre disponibili. Perché è il momento di unire. Cioè, io non sto qua... Ma certo, cioè, non me ne frega niente di Renzi, di quello e quell'altro. Beh, quello sta al paese suo, io sto a Taranto tutti i giorni. Cioè, è questo il punto. Allora, se vogliamo unire, volentieri vediamoci e progettiamo. Con chi vuole progettare, io sono pronto. E poi. Manca, siccome la questione Taranto, c'è, cioè l'emergenza sanitaria è affascinante, bellissima, bene, assessore sanitario a Taranto. Un assessore, questo va detto, Emiliano dovrebbe nominare un assessore tarantino. Certo. Alla sanità. Ma anche alla pulizia dei gabinetti. No, alla sanità. Ma almeno alla avere sanità. Un assessore tarantino per dire che Taranto esiste. Perché vedete, quando io sto giro molto l'Italia, no? E sento dire, ma la Puglia, Taranto, la Puglia sta bene, giustamente la Puglia, il boom turistico. Dico, però forse non avete capito una cosa, che Taranto è la disgraziata, la sorella povera della Puglia, cioè è un caso clinico nella Puglia, perché uno pensa alla Puglia, pensa a Ostuni, pensa a Lecce, pensa a Gallipoli, il Salento, e poi vede Taranto, e uno magari la comuna, quando invece Taranto è disperazione, e non dire che ci nascondiamo. Millarti, in conclusione. Senti, se mi consenti vorrei affrontare tre cose. Rapidamente. Se no, uno, la Delta TV, se qualche cosa, non mi vendono più gli spazi. Se qualcosa sta succedendo a Taranto, dobbiamo ringraziare la dottoressa Corbelli che è venuta qui e sta facendo. Io ho visto ieri con i miei occhi quello che stavamo facendo. L'università è straimpegnata per trovare le soluzioni e individuare e tutta la città si sta muovendo in questo senso. Quindi ringrazio prima di tutto la dottoressa Corbelli per quello che sta facendo. Due, Mar Piccolo. Dobbiamo assolutamente individuare delle strategie affinché questo bacino idrico, tra i più belli probabilmente d'Italia, sia valorizzato nel giusto modo, e il WWF vuole essere protagonista. Terza e ultima cosa, fammi fare l'ambientalista, no? Se posso. Ci mancherebbe. Perché noi non dobbiamo, diciamo, vivendo in Europa, sentirci europei, e invece che essendo europei dobbiamo sentirci nel terzo mondo? Perché a Bilbao certe cose sono successe? Perché nella RURS certe cose sono successe? Perché ci avevamo delle persone, hanno avuto probabilmente delle persone, che invece che venire qua e dire risolviamo i problemi alla Renzi, no? E hanno detto vi verrò a parlare con Rizzo, poi voglio parlare con la Moschetti e poi voglio parlare, e poi non parla con nessuno. E si rintana nella sua testa. Io sono stato costretto a interromperlo mentre parlava, era l'unico modo. Perché lui ha paura di venire qui, giustamente, probabilmente anche io se fossi nei suoi panni avrei paura di venire qua, perché la gente si è rivoltata e si continuerà a rivoltare. Fammi chiudere veloce. Perché noi dobbiamo essere più offesi degli altri? Posso rispondere io alla domanda? E poi un'ultima domanda che vorrei fare, questa la rivolgo io a Rizzo, se mi permetti. Possiamo domandare a questa signora se voleva venire a lavorare all'Ilva anche oggi, se lei avesse un tumore, non piangerebbe come tutte le persone che sono state all'Ilva e sono morte di tumore o sono morte sotto incidenti devastanti? Ok. Rizzo. Perché è facile dire vengo a lavorare, ma poi tu là, quando ti trovi di fronte alla morte giorno per giorno, come fai? Io ti voglio bene, ma questa domanda non gliela faccio, perché ad una persona che è disperata, con tre figli, Se suo figlio sa male, sì, ma ancora contenta. È la disperazione che fa fare, allora, l'impossibile. Io non ho detto, è la disperazione. È l'ignoranza, perché i politici non ci danno la speranza. Fabio, no. Francesco, se in Germania è successo con persone capaci, qua non succede, perché invece che andare dal politico e dire... E perdonami, ti metto anche a te in mezzo. Ti metto anche a te in mezzo. Gli dico, no, anche a te in mezzo, gli dico, tu, anche tu non riconosci il problema. Anche tu, in prima persona, non riconosci Fabio, il problema. Però, scusami, mentre il problema
purtroppo nostro, il primo problema nostro è quello di lavorare. Il mio primo problema è quello di lavorare, di non ammalarmi, di non far ammalare gli altri, a causa del mio lavoro. Bravo. Tu sei sulla stessa lunghezza. C'è gente che ha un problema prima, che è quello di far mangiare i propri figli. E io quell'esempio l'ho fatto per dire quanto è complicato essere politici nei panni di una persona, come dire, che vive a Taranto, che non c'è lavoro, che non sai sa che cosa diceva quella ragazza? Dice: io la mattina devo fare la colletta per raccogliere 5 euro e poi piangendo mi diceva: io sono bravo a cucinare, con 5 euro al giorno faccio mangiare i miei figli a pranzo e a cena. Guarda, ma questa è una sconfitta dell'Italia, una sconfitta della politica. Noi dobbiamo ragionare, io alla politica non ci credo più a questo punto. Sulla Rura, non ci credo più. Due elementi e chiudo. No, io canto. Due elementi e chiudo. Che cosa è successo a Bilbao? La Rur? Non entro nei particolari perché le storie sono completamente diverse. Diverse, chiaro. Però, c'è un fatto. La visione, no? C'era un progetto politico. Ah, quello che manca a Taranto, a Terni, dappertutto. E c'era una classe politica seria che ha preso il progetto e l'ha portato avanti, perché la Rur, la mentalizzazione della Rur non è che l'hanno fatta in un anno, l'hanno fatta in 50 anni. Ancora oggi va avanti. E quante ragazzi, fabbriche stanno chiudendo oggi ancora, ragazzi, nella Rur? Allora, sì. Un'ultima battuta. E seguire la Rur, non potremmo chiudere pure un Mainone e poi sì, allora ci dobbiamo muovere prima. Ok. Allora ci diamo il ci salutiamo con questa battaglia, con queste battaglie. Quasi quasi io lancio un'idea che chissà che qualche parlamentare di qualche altra parte d'Italia non debba adottare Taranto, perché visto che in Puglia pare che se ne freghino di Taranto i nostri parlamentari, pare che anche in Umbria, non lo so, io ho qualche amicizia in Piemonte, chissà se Merizzo, vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcuno. Le amicizie che c'è in Piemonte non sono buone. Ci sponsorizza. Sono la dirigenza juventina. No. Parlo di parlamentare. Vediamo se viene un altro Moggi qua. Per Vediamo se magari c'è qualche persona più illuminata, perché poi sa. Va bene. E allora io ringrazio Pierluigi Rainone, ringrazio Francesco Rizzo, ringrazio Carlo Matichecchia, ringrazio Fabio Millarte. Io ora ringraziamo te. Ecco, questo è uno spazio libero. Sono programmi autoprodotti, autogestiti e autofinanziati dal sottoscritto, per dire quello che voglio, o meglio, quello che la gente vuole dire. Poi possiamo condividerlo o meno. Non ho editori alle spalle, l'editore che ti dice domani mattina: ah, ma tu hai offeso quello o quell'altro. E soprattutto non ci sarà mai più nessuno che dirà: domani ne parlo all'editore, come ebbe a dire l'onorevole Michele Pelillo. Bene, ci salutiamo con gli amici, ora in la pubblicità e poi avremo di nuovo, ma non qui, Francesco Rizzo, perché l'USB fa la festa, diciamo così, di saluti, i saluti di fine anno, e quindi avremo modo di incontrare, di vedere questo incontro, un momento così simpatico, un momento conviviale, ma anche fare il bilancio dell'attività del 2016 e le sfide del 2017. Ne parleremo subito dopo la pubblicità, a tra poco. Una puntata di Polifemo dedicata all'ambiente che vede accanto due realtà altamente inquinate, Terni e Taranto. Perché Terni? Perché il qui presente Pierluigi Rainone, segretario del Circolo Verdi Ambiente e Società, ha apprezzato, grazie alla sua bontà, le mie battaglie ambientali, ha detto: voglio venire a Taranto, voglio esporre anche la situazione di Terni e, perché no, creare una sorta, uno scambio, un gemellaggio tra Taranto e Terni. Pierluigi Rainone è qui. Questo, ecco, contattato Luigi per proporre questa idea di creare un gemellaggio, una sorta di gemellaggio tra le due città, Terni e Taranto, che poi spero si possa estendere anche ad altre realtà italiane che hanno le stesse problematiche, per due città unite dal dramma ambientale e sanitario. A Terni abbiamo appunto un'acciaieria che ormai esiste da più di 130 anni e abbiamo anche un ormai più che ventennale gravissima situazione relativa all'incenerimento, con due, addirittura in certe fasi tre cammini di inceneritore. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, altro ospite. Nei giorni scorsi denunce molto pesanti da parte dell'USB, del suo sindacato, da parte vostra. All'Ilva non cambia nulla.
la situazione è sempre quella, i rischi ambientali e di sicurezza sono più che mai esistenti e consistenti. Sì, troppo spesso in tantissime parti dello stabilimento i lavoratori vengono messi di fronte alla fatidica scelta: o lavori in queste condizioni oppure rischi che chiudiamo l'impianto e ce ne andiamo a casa. Un ricatto che non è accettabile e che noi respingiamo con forza. Carlo Matichecchia, segretario provinciale di Taranto dei Giovani Democratici PD, lui è vicino alle posizioni di Renzi, domanda secca con risposta altrettanto secca in questo preambolo. Tanto impegno sciorinato a parole da Renzi e dal governo, tante presenze dei vari rappresentanti del governo a Taranto, però poi alla fine Taranto perde anche i 50 milioni. Allora, la città sta cambiando, il governo ci sta mettendo la faccia, ha intenzione di portare fino in fondo questo radicale cambiamento. Se ci riusciamo avremo una città nuova. Speriamo, io non ci credo. Fabio Millarte, WWF Taranto, il grido disperato della coscienza ambientalista. Sì, qui abbiamo un problema, qui dobbiamo porre delle soluzioni. Non ci si può più mettere di fronte alla scelta lavoro o ambiente. Bisogna prendere radicalmente la situazione alle mani, farle diventare un connubio, diciamo, positivo per la città. E allora, comodi davanti al vostro televisore, in poltrona, canale 78 del Digitale Terrestre, Delta TV, Polifemo, l'informazione libera della città. Buona visione.